Io sono Rimao, interpreto Lorenzo. Valentina, interpreto Blu. Io sono Leonardo Pazzagli, importante, e interpreto Antonio. E il casting è andato bene, io ho partecipato ai casting aperti, e quindi inizialmente dovevo fare una foto e parlare 2 minuti davanti alla telecamera. Poi ho conosciuto Ivan, ho fatto un provino vero. Poi ero a Roma, poi ho incontrato lei, poi ho incontrato lui. No, un caos veramente, io sono ancora sommerso dall'esperienza, essendo la mia prima esperienza in cinema. Adesso non te lo so raccontare chiaramente, forse neanche fra un mese. Qualche mese magari. Fra 3, te lo so dire con chiarezza. Okay. Allora, per me il casting è stato abbastanza tranquillo, nel senso che ho fatto il provino, poi mi hanno richiamato, poi un'altra volta, poi un'altra volta, poi un'altra volta, poi un'altra volta, finché alla fine, blu, e appunto mi hanno comunicato di essere stata presa, primo lavoro per il cinema, stracontenta, una cosa che mi sembrava impossibile, invece, cioè il sogno della mia vita si è realizzato, e lavorare con Ivan e con loro due è stato pazzesco, cioè non ci sono altre parole per descrivere quanto è stato bello lavorare insieme, e basta. Io invece avevo fatto un piccolo ruolo nella Grande Famiglia, che è scritta da Ivan, per cui Ivan ha visto il premontato e niente, ha detto guarda, bene a fare il provino, perché insomma, mi è piaciuto molto il tuo lavoro nella Grande Famiglia, vediamo se per questo ruolo che è un po' diverso, avresti 17 anni, se puoi funzionare, insomma. Poi il provino è andato bene il primo, ho fatto il secondo con Valentina, è andato abbastanza bene anche quello, e poi è stato il provino finale tutti e tre insieme, che diciamo l'ordine di scelte è stato Rimau, Valentina e poi io, per cui ho fatto il provino con loro due, che ero l'ultimo ancora in forza, no? Questo. Allora, il film tratta di argomenti abbastanza impegnativi. Come vi siete preparati ai personaggi e come avete affrontato proprio queste tematiche così attuali, tra l'altro? Sì, beh, sono 3 risposte diverse. Riguardo ai temi, a livello di recitazione influisce fino a un certo punto. Per quanto riguarda il mio personaggio è un personaggio che si confronta giornalmente con la paura del giudizio degli altri, che sostanzialmente è un po' la chiave negativa dell'adolescenza, per cui ho cercato di ricordarmi sensazioni, emozioni, paure, timori del periodo delle medie, del periodo in cui più o meno ti porti dietro tutto quello che deriva dal uscire da un ambiente protetto, scuole elementari, e arrivare in un universo di 500 persone di età differenti dove non conosci nessuno, no? Per cui mi sono riallacciato a quell'esperienza lì per quanto riguarda il mio personaggio. Ok, come hai detto tu, i temi sono all'ordine del giorno e sono appunto quello dell'omofobia, del bullismo e tutte queste cose tragiche di cui purtroppo siamo abbastanza pieni fino al collo. E il mio personaggio l'ho costruito soprattutto guardandomi intorno, perché essendo una cosa così all'ordine del giorno non mancano le persone che purtroppo soffrono di queste, o soffrono di bullismo, di atti di bullismo, o comunque persone omofobiche o che soffrono di bullismo omofobico, perché ho incontrato anche persone omofobiche, cioè nel senso ci sono persone che non capisco, cioè insomma non tollerano questa cosa, capito? E niente, Blu, per studiare Blu è stato abbastanza intenso, diciamo, però è stato anche molto bello e spero che il mio studio sia valso quello che ho fatto. Allora, riguardo ai temi, dico come Leonardo che non ha influito troppo sul personaggio, però il rapporto del personaggio con i temi è stata una cosa interessante, che il mio personaggio rispetto al tema bullismo, omofobia, come ha detto lei, che è una cosa che è molto ricorrente, non è, diciamo, è come se fosse impermeabile, è come una cosa che noi viviamo tutti i giorni, l'inadeguatezza, lui non la sentisse, lui è sempre se stesso, è sempre forte, ed è una cosa che mi ha messo anche in difficoltà quando dovevo creare il personaggio, perché creare un personaggio così completo non è una cosa da tutti i giorni, non è una cosa da tutti, anche perché io no. 18 anni, non posso assolutamente dire di essere completo. L'ultima domanda la faccio sul Giffoni, cosa ne pensate di questo festival, fatto di ragazzi che sono preparatissimi? Sì, lo trovo molto, come si dice, siete molto ospitali
ed è molto coinvolgente, c'è un sacco di gente, poi vedere gente dell'età nostra ci dà un po' meno la tremarella quando dobbiamo parlare, quindi ci mette un po' più a nostro, cioè io parlo per me, non lo so, però mi mette un po' più a mio agio. Purtroppo ancora non l'abbiamo conosciuto moltissimo perché siamo arrivati oggi alle 3 masterclass e adesso questa è il... Sì. Però visto Fabio De Luigi passare il delirio lì. Però sì, è bello che sia un festival giovanile, no? Sì. C'è un'atmosfera molto più rilassata, molto più casual, che ti permette di essere molto più disinvolto e tranquillo rispetto a un festival un po' più, no, formale. Qui bel festival, sì. Bravo. Rilassati e tranquilli per modo di dire. Comunque siamo arrivati alla masterclass, le domande erano belle e precise, i ragazzi sapevano esattamente cosa volevano. Quindi noi dovevamo avere tutti i concetti ben chiari, esporli in modo ben chiaro, perché sennò no, questa cosa non è che... Non l'ho capita bene, me la ripeti. No, comunque è molto bello. Sì.